Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi mostro come si fanno i pancake con impasto di banana. Quello che occorre è molto semplice, ci vogliono due banane, poi ci vuole il latte di avena, poi ci vuole la farina di avena che l'ho messa qui, poi ci vuole del lievito per dolci. Lievito per dolci, poi la farina d'avena la mischiamo o con la maizena che è quasi finita, mischio un po' di avanzi e faccio anche la farina di riso. Come strumento ovviamente per impastare la banana insieme al latte è molto semplice: un bicchiere, ok, e un frullatore a immersione. Va bene anche il classico frullatore con il bicchierone grande, che io lo su, ma visto che comunque è più pratico per il momento utilizzare questo, utilizziamo questo. Quindi incominciamo subito a sbucciare le banane e a tagliarle a pezzetti e poi dopo andiamo a pesare 150 ml di latte. Poi via via ovviamente che facciamo il dolce vi indicherò anche le quantità. Quindi procediamo subito a fare questo dolce, questi pancake con impasto di banana. Allora, scusate se sono così abbassata il cavalletto, tanto l'importante è fare video, così mi vedete. Scusate, mi si è spento il monitor. Ecco, queste sono le due banane tagliate a rondelle. Adesso andiamo a pesare 150, va bene anche 200, facciamo un po' di più di banana, perché la ricetta in realtà dice una banana, 150 ml di latte, poi dice 150 g di farina, ma io riesco a farne un po' di più, almeno mi durano di più. Tanto pigliate anche un contenitore, li mettete in frigorifero, poi di giorno in giorno li mettete a cuocere senza problemi. Io ho fatto così e mi sono venute veramente molto buone. Quindi a questo punto procediamo con la ricetta, che vi faccio vedere il procedimento. Allora, bilancia azzerata, vedete, adesso aspettiamo che arrivi lo zero. E poi ci mettiamo il latte di avena, così almeno qua lo frulliamo. Poi chi non ha il latte d'avena ha il latte di soia, va bene anche così. Io ci metto un pochino di più, va bene, ne metto un po' di più. Ci metto un altro pezzetto di banana, così almeno facciamo pari. Allora, scusate, ho allontanato un pochino, aspettate. La ricetta, io seguo sempre, diciamo, gli ingredienti, poi le quantità non so perché io le aggiusto sempre un po'. Mi è caduto un po' più di latte, non fa niente. Adesso io frullo tutto e poi procediamo sempre ad aggiungere gli altri ingredienti. L'impasto deve venire in questa maniera. Poi se viene un po' più denso, molte volte ci aggiungo un po' più di latte, però intanto la ricetta è questa. Allora, guardate com'è venuto bello cremoso, anche tanto utilizzare il classico bicchierone. Adesso io ci metto un po' di olio di quello di semi, vi faccio vedere quale, non è quello, mi sono sbagliata io, proprio sbagliata. Scusatemi, allora utilizzo questo olio di girasole, mai utilizzare l'olio di mais, non capisco perché l'olio di girasole sì. Io faccio un po' a occhio, così va più che bene. Poi ci aggiungo, io ci aggiungerei anche una buccia di limone grattugiata, così l'aromatizza di più, e un po' anche di vanillina, quella in bacche. Proseguo mettendoci un po' di vanillina, perché purtroppo non mi piacciono i limoni che ho, insomma, vabbè, non sempre, non è che non mi piaccia la buccia, non mi piace la vanillina, questa qui
pane angeli. Poi la ricetta dice un cucchiaio di zucchero, ok, va bene così, e poi aggiungiamo un gocciolino o di miele o di sciroppo d'acero per non aggiungerci troppo zucchero. E che l'altra volta ci ho messo un cucchiaino così di zucchero, questa volta ci ho messo un cucchiaio, facciamo rispettare tutta la ricetta. E a posto di un cucchiaio di zucchero ci scelgo un dolcificante naturale tipo il miele o lo sciroppo d'acero. Quindi un filo appena appena di sciroppo d'acero, va bene così. A questo punto mettiamoci le uova. Allora, perché effettivamente è venuta tanta roba, no? Così almeno vediamo di rendere questi pancake utilizzabili per più volte. Non ci ho messo il sale, ora ci possiamo anche mettere un pizzico di sale, perché no? Tanto tutte le ricette lo richiedono. E poi andiamo avanti. Un pizzico di sale. Poi ovviamente la farina d'avena è questa qui che vi feci vedere un mesetto fa, della Vivi Verde, proprio un mese fa esatto, circa, sì, 2 giorni prima, 2 giorni dopo, non fa la differenza. Questa farina d'avena biologica, bio, Vivi Verde. Adesso pestiamo un pochino, vediamo un po' le quantità e poi ci aggiungiamo un po' anche l'altro tipo di farina, tutto ovviamente senza glutine. Azzeriamo sempre tutto, scusate perché non vedo bene da qui, è un po' complicato. E andiamo avanti. 24, si va ancora avanti, oddio, vabbè, siamo a 149, mettiamoci qualche altro tipo di farina. Allora, ho 2 avanzi di queste, per non farle andare a male, visto che sono già aperti, e poi ho paura che ci vadano i moscerini, li finiamo tutti. E poi ci aggiungiamo questo che, scusate, qui voi non vedete, è la fecola tulipano. Abbiamo la fecola tulipano e noi intanto utilizziamo tutti gli avanzi, e poi vediamo un pochino se c'è da aggiungerci un altro po' di farina, si aggiunge un altro po' di quella di avena, intendo. Dobbiamo arrivare tipo a 300, vediamo un po'. Ok, aggiungiamoci anche questa. Ok, siamo a 210, ancora un altro gocciolino. E siamo a, ok, vediamo, 277, 294, e ok, perfetto. La ricetta dice un cucchiaino di lievito, ma qui ho messo tanta roba, quindi io ce ne metto tipo 2, mi sa che devo aprire un'altra confezione di lievito, vabbè, non importa. E poi dopo aver messo, diciamo, i 2 cucchiaini di lievito, possiamo procedere a mischiare tutto con una frusta, ok? Prendiamo la frusta e giriamo piano piano, senza ovviamente farlo uscire fuori. Se poi mi dovesse venire un po' più dentro, ci metto le chiare dell'uovo Aya. Tanto giriamo bene 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 tutto insieme, perché deve venire, diciamo, un composto molto cremoso, ok? Allora, l'impasto è venuto un po' denso, però volendo faccio vedere uno po', fare anche leggermente un po' più liquido, ma non tantissimo. Può aggiungerci appena appena un po' di chiare, poi lo giro e lo metto direttamente in un contenitore. Vi faccio vedere che si può mettere tranquillamente in frigorifero e poi cuciniamo insieme nel frattempo un pancake, ok? Allora, è venuto molto cremoso,
Quindi adesso così è pronto per essere cotto, ok? E scusate, lo possiamo conservare in frigorifero per 2 o 3 giorni senza problemi. Ok, perfetto. Ecco la padellina, diciamo quella antiaderente apposta per farci una frittata, qualunque cosa, anche pancake. Per fare pancake utilizzo questa. Ecco la padellina, diciamo quella antiaderente apposta per farci una frittata, qualunque cosa, anche pancake. Per fare pancake utilizzo questa. Accendiamo la fiamma con la speranza che si accendi. Olè, perfetto. Ci mettiamo un po' di burro e poi proseguiamo a metterci un mestolo di... Oh, mi stava anche bruciando, porca miseria. Un mestolino, mi sono dimenticata che non mi sia bruciata io, poi tutto il resto. E poi ci mettiamo un mestolino di... Aspettate, forse nel mezzo non mi ha andato. Va bene. E ci mettiamo un mestolino appunto di pancake, così faccio vedere come viene, ok? Ole, un mestolo di pancake e lo facciamo cuocere, si può fare anche con il pasto un po' più meno pieno e ci mettiamo il coperchio e quindi a questo punto ci vediamo più tardi per vedere insomma come è venuto, va girato fra 5 minuti. A questo punto il pancake può essere girato tranquillamente. L'ho fatto un po' più cotto perché mi sono un attimino distratta a pulire, quindi si può fare, cioè deve dire un po' meno dorato, ma va bene uguale. Quindi adesso lo copriamo e aspettiamo. Pancake cotto, ne facciamo un altro. Per non sciupare tutto il burro, ho deciso di fare così. Poi ci mettiamo un altro po' di pancake d'impasto e poi dopodiché aspettiamo la cottura. Questa volta vi faccio vedere, prendo un po' meno impasto perché altrimenti mi viene troppo alto, non so se mi vedete, aspetta, forse così mi vedete meglio, così va più che bene. Poi ci ho messo troppo burro, tanto dopo ci metto la carta assorbente e ovviamente proseguiamo con la cottura, quindi accendiamo il gas. Voilà! Ed ecco a voi i pancake pronti, sono venuti 3, sono venuti molto molto bene. Volendo potete utilizzare, perché no, anche una padella, scusate, un po' più grande e farne anche qualcuno un po' più piccolo. Sì, vengono alti, molto soffici, ci ho messo la carta assorbente per il burro e qui il rimanente dell'impasto che comunque lo farò tra qualche giorno. Per ripulire i bordi ci ho messo un po' delle chiare dell'uovo, ma se voi non avete le chiare potete metterci un goccino di latte, ma io lo tengo sempre. Scusatemi, ho fermato la registrazione con questo e dicevo che io tengo sempre le chiare per ogni cosa, perché so che io normalmente la mattina magari mi sveglio e voglio farmi un pancake alla veloce. Comunque questi qui si conservano bene bene anche in frigorifero una volta cotti. Ora li facciamo un attimo raffreddare, vi faccio vedere per bene come sono venuti togliendo la carta assorbente e ecco a voi il risultato. Come si possono condire, farcire insomma i pancake? Come preferite, con lo yogurt, con della frutta, sciroppo d'acero? Potete farlo un po' più golosi, perché no, con la crema di nocciole, la crema a caramello salato o addirittura con il burro d'arachidi e della frutta sopra. O meglio ancora, lo yogurt ovviamente e la frutta.
Vi voglio ricordare, lo yogurt lo potete scegliere anche al latte di cocco. Esiste quello famoso dell'altro, un altro famoso che non mi ricordo di che marca era ed è molto buono, e poi ci potete mettere della frutta, delle fragole, mirtilli, banane. Non abbiate paura delle banane, che con questo caldo le banane servono, ma attenzione alle farine con glutine, perché quelle sì, non fanno tanto bene. Come avete visto, ci ho messo la farina d'avena, che senza glutine fa molto bene perché ha tante proprietà benefiche. Ci ho fatto anche un video un po' lungo, mi rendo conto riguardo quanto fa bene l'avena, anche perché i loro beta glucaniche vanno a passare i livelli di colesterolo cattivo. E poi ci ho aggiunto anche, come avete visto, la farina di riso, che comunque lì il glutine non c'è. Detto questo, a voi la fantasia nel condire e farcire i pancake, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video con altrettanti contenuti. Ciao! Ah, dimenticavo, a prescindere dagli ingredienti che un po' l'ho sistemato io, comunque vi elenco tutti gli ingredienti della ricetta, così se volete fare i pancake seguendo la ricetta standard classica la potete comunque seguire. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo poi davvero al prossimo video. Ciao!